Dalla collezione d'arte di Intesa San Paolo sono giunte nella capitale degli zar tre icone russe salvate dal mercato nero che saranno in esposizione a San Pietroburgo al Museo Russo fino al 25 giugno. Cinque feste e santi da Valagda, primo concilio ecumenico di Nicea, Natale di Cristo da Novgorod, risalente quest'ultima al 1475. La mostra è stata inaugurata da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e Associazione Conoscere Eurasia. Il top manager ha espresso gratitudine all'ambasciatore Pasquale Terracciano per la sua presenza e ha spiegato il senso della raccolta e quello di togliere dal mercato della speculazione un numero di icone considerevole, dalla seconda metà del 1200 alla prima metà del 1800. Questo lavoro è iniziato nel 1991 e ancora prosegue e oggi queste icone e molte altre opere sono state messe a disposizione del pubblico, delle scolaresche, degli studiosi.